Siamo davanti al Senato, dove pochi minuti fa è stato sconfitto il tentativo arrogante della sinistra e dei grillini di imporre il cosiddetto disegno di legge Zan, che non si limitava, come era giusto, a combattere le violenze e le discriminazioni dovute a pregiudizi sessuali inaccettabili, ma cercava di imporre con l'articolo 1 una sorta di autodichiarazione di genere per cui uno ogni giorno avrebbe potuto dichiararsi uomo, donna o quel che voleva. Con l'articolo 4 introduceva delle norme penali che rappresentavano un attentato alla libertà di pensiero per chi vuole difendere la famiglia naturale basata sull'incontro tra uomo e donna, e con l'articolo 7 imponevano delle lezioni gender nelle scuole. Avevano finto di aprirsi al confronto con aperture dirette del PD, ma ieri ho partecipato personalmente alla riunione con esponenti della Lega, del partito di Renzi, del PD e ovviamente di Forza Italia, dove abbiamo constatato che non c'era nessuna volontà di toccare la legge. Enrico Letta ha preso per i fondelli l'Italia e il Parlamento, dichiara da Fazio in TV che è aperto a dei cambiamenti, ma i cambiamenti si fanno nel Parlamento, nelle sedi democratiche ed istituzionali dove si confrontano i rappresentanti del popolo italiano. PD e Grillini non hanno voluto quei cambiamenti e hanno quindi portato quel testo a una sconfitta inevitabile, alla quale hanno concorso con un voto libero e segreto che abbiamo chiesto ed ottenuto anche molti parlamentari della sinistra che hanno preferito la libertà alle imposizioni. Morale, ora dicono scelta vergognosa, dicono un sacco di fesserie. La verità è che ha perso il tentativo di imporre una legge che non si limitava, e avremmo votato volentieri quel testo, a combattere discriminazioni e peggio ancora violenze, che peraltro già le norme penali puniscono, ma voleva imporre una sorta di cultura gender, voleva imporre una rivoluzione antropologica. Dice un vecchio detto: chi troppo vuole nulla stringe. Sconfitta l'arroganza della sinistra e dei grillini, vince la libertà. Leggi per tutelare i diritti, siamo pronti a farle anche domani. Leggi per stravolgere la società italiana non si faranno né oggi e né mai. Questa sconfitta della sinistra e dei grillini è salutare, difende la vita, la famiglia e lascia spazio per combattere per la difesa dei diritti di tutte e di tutti con una legge equilibrata, non con il testo Zan che insieme alla Scirinna ed altri hanno imposto un'arroganza che ha portato la sinistra, per fortuna, ancora una volta al disastro. Con Scirinna e Zan non andate da nessuna parte. Ecco, potremmo dire di peggio, ma ci fermiamo a questo.